Siamo con Gianni Baggio della App Celivia, un'azienda che produce idea droni, giusto? Giusto. Un'idea che sta girando in questo momento a Chioggia è la creazione, intanto lo studio di fattibilità, di un vertiporto, per cui il volo con droni senza pilota. Quali sono essenzialmente i timori, secondo te, delle persone per affrontare una cosa così nuova, insomma? Beh, sicuramente le persone devono arrivare a fidarsi ad una macchina che è stata Essenzialmente. programmata da delle persone e che sicuramente verrà studiata con tutti i criteri di sicurezza necessari, ma la diffidenza è anche umana, è normale che prima di arrivare ad avere le persone che salgano tranquillamente su una macchina che si alza da sola e che ti porta dove è programmato, penso passerà un po' di tempo prima che succeda questo. Magari i vertiporti verranno utilizzati inizialmente con dei piloti su queste macchine. Immagino si inizierà proprio da trasporti di merci, cose del genere, prima di arrivare a sacrificare o a rischiare la vita di qualche persona. Giustamente, deve essere così. Ma sicuramente è futuro, Che sicuramente. comunque generalmente quando ci sono dei disastri aerei si parla che nel 99% dei casi l'errore sia umano, non della macchina. Sì, esatto, un errore umano sulla manutenzione, perché le macchine sono studiate, l'ingegneria studia proprio una ridondanza elevata, 3, 4, 5 volte, il motivo anche per cui i mezzi aerei costano tantissimo, perché ad esempio la perdita del segnale di GPS deve essere evitata, guasti all'elettronica o nel caso in cui uno dei motori vada in default, deve esserci sempre il piano B, il piano C, già pensato, già testato e così via. È un motivo per cui passerà del tempo, però se mai si parte, mai si fa. Esatto. Comunque sarà un sistema di trasporto del futuro. Sì, sicuramente. Futuro magari non domani, ma dopodomani. Voi avete anche non solo droni. No, difatti lo scopo, uno dei rami d'azienda sarà proprio per velivoli a decollo verticale con pilota in questo caso, oppure nel caso di emergenza potrebbe essere una ambulanza volante dove metti la persona e questo va immediatamente nell'ospedale, nel pronto soccorso dove deve essere soccorso. Per cui siamo già a uno studio fattivo. Sì, questo studio è stato fatto per la prima volta alla fine degli anni 90 da noi. Eh Addirittura. sì. Allora siete molto avanti. Siamo avanti con Con l'idea, le vabbè, dopo tra la pratica e la grammatica ci vuole comunque un po' di esperienza e vuole l'esperienza, ci avere il. vogliono le finanze per appunto arrivare a risolvere tutte le problematiche. C'è la normativa che si deve adeguare. E forse uno dei problemi anche più grandi di un volo autonomo, quindi senza pilota, è proprio l'imprevedibilità. Ad esempio, qua siamo a Chioggia, no? Vicino al mare, gabbiani, gli uccelli sono molto territoriali e gli uccelli creano dei problemi anche agli aerei di linea. Quindi, nel caso di un volo automatico, il mezzo dovrà poter prevenire queste cose, dovrà avere dei sistemi anti-attacco di Sì, uccelli che alla fine equipaggi. sono apparentemente delle sciocchezze, però E non lo possono sono. essere delle catastrofi. Si Possono essere fatali, sì, basta sicuramente. vedere quando si manda in alto un drone che gli stessi uccelli cercano di attaccarlo. Esatto, poi in base anche alle dimensioni l'uccello fa le sue scelte, no? E aerei di linea su stormi di uccelli che si alzano non possono nulla, quindi se entrano nei motori è un problema. Andrà risolto anche questo, Eh certo, abbiamo basta fiducia. studiare, basta studiare. Esatto. Grazie Grazie infinite. a voi.